Analizzare in tempi rapidi diversi frammenti di tessuto su uno stesso supporto per verificare le alterazioni molecolari dei pazienti affetti da tumori, per individuare i trattamenti farmacologici più efficaci, è ormai una realtà, resa possibile grazie a innovative e sofisticate apparecchiature, ma soprattutto all'intuizione del professor Antonio Marchetti, docente di anatomia patologica al Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, direttore dell'anatomia patologica complessa e del Laboratorio di Diagnostica Molecolare Oncologica di Chieti. È stato il primo studioso a livello mondiale ad aver sviluppato una nuova strategia diagnostica basata su aree di tessuto che la Società Italiana di Anatomia Patologica ha deciso di attivare a livello nazionale attraverso il progetto Vita, coinvolgendo 19 centri e 10.000 pazienti. In questo laboratorio di diagnostica molecolare oncologica dell'Università di Chieti Pescara abbiamo messo a punto una strategia diagnostica innovativa per riuscire a comprendere meglio come sono fatti i tumori e quindi poterli trattare nel modo migliore possibile con i farmaci più adatti che oggi sono disponibili. I tumori sono delle patologie del DNA, sono dovute a delle mutazioni geniche. In alcuni casi la mutazione, che può essere poi trattata con farmaci specifici, è facilmente evidenziabile, perché magari si tratta di tumori di cui sappiamo tutto e quindi anche la frequenza di certe mutazioni. In altri casi invece è molto difficile poter mettere in evidenza queste alterazioni nel tumore e quindi il patologo, che è una specie di detective del tumore, deve utilizzare delle strategie nuove per poter andare a ricercare anche mutazioni molto rare diffuse in diverse forme neoplastiche che possono portare queste alterazioni. La nostra tecnologia ha permesso di evidenziare numerose di queste alterazioni molecolari che finora non era possibile mettere in evidenza molto precocemente, subito dopo un intervento chirurgico, in maniera da poter poi trattare al meglio il paziente che porta queste particolari alterazioni. Finora purtroppo tanti di questi pazienti non sono stati curati in maniera opportuna proprio perché non si conosceva nel dettaglio come erano fatti i tumori all'interno del loro DNA. Oggi possiamo fare molto di più e quindi il mio gruppo di lavoro è abbastanza, diciamo, soddisfatto, ecco, di un'attività che adesso si concretizza proprio nella pratica clinica.